questo è un tema che almeno chi si occupa di formazione a me viene posto da sempre, quindi come faccio a misurare il ritorno del mio investimento? E vale per la formazione e vale per la comunicazione, per i feedback, cioè io ho bisogno di capire se lo sto facendo bene o non lo sto facendo bene, però per capirlo ho bisogno di indicatori e secondo me il punto molto delicato è che quando io do un feedback a qualcuno, gli indicatori o li decido prima oppure rischio di andare un po' a sentimento. Quindi la grande ragione in realtà di questo incontro di oggi è questa, che io ho visto in me intanto e anche in persone che seguo in coaching una tendenza che secondo me è da correggere, perché con poco si può correggere, ma invece se no ha degli effetti nefasti. E la tendenza è quella di andare un po', come dire, sull'onda di quello che ci viene spontaneo quando diamo il feedback. Quindi magari con una tecnica su come darlo, con tutta la tecnica su come darlo, quindi mi do degli obiettivi, parlo dei comportamenti, non parlo della persona, su quello vedo molta forza, però con pochissima informazione su come farò poi a misurare se effettivamente mi sono portato a casa quello che volevo oppure no. È quello che trovate nella matrice Wave come universo V, cioè come faccio io a valutare se io sono efficace e se sto avendo sull'altra persona l'impatto che effettivamente vorrei avere oppure no. Allora, io su questo vi faccio una proposta, nel senso che per me è un tema molto ampio e ci possono essere modi diversi di fare questa cosa. Io ne ho trovato uno mio che è partire, sfruttare un metodo che è stato creato per altre finalità, che è il metodo di Kirkpatrick. Il suo modello è diventato molto famoso perché è un modello per valutare il ritorno dell'investimento della formazione. Quindi quando lui l'ha creato originariamente, poi l'ha anche molto modificato negli ultimi anni, quindi a me quello che interessa è l'ultima versione in realtà. Però quando lui l'aveva creato, lui diceva: se io voglio valutare la formazione, quindi interventi formativi, devo basarmi su quattro livelli diversi. Perché di solito, ovviamente lui partiva negli anni 50 e quindi partiva da quell'idea di formazione lì, cioè di solito quello che viene valutato è solo un livello ed è la soddisfazione. Io valuto se effettivamente le persone sono contente o non sono contente, ma c'è molto altro. Per cui Kirkpatrick diceva, io devo valutare quattro cose. Uno, il gradimento, cioè effettivamente la soddisfazione, la persona è contenta o non è contenta. Due, il learning, l'apprendimento. Vi faccio vedere magari. Vi condivido un attimo lo schermo, giusto per vedere un'immagine che secondo me ci aiuta tantissimo a seguire in maniera molto semplice quello che sto dicendo. Valuto le reazioni, quindi se alla persona è piaciuto o non è piaciuto. Valuto l'apprendimento, cioè entro un po' di più nel effettivamente hai capito o non hai capito e ti è rimasto qualcosa o non ti è rimasto qualcosa. E poi però sul medio termine vado a valutare gli impatti. Cioè, hai effettivamente cambiato il tuo comportamento oppure no, in base alla formazione che hai ricevuto? E alla fine lui diceva, vado a valutare i risultati, che è quello di cui parlavi tu, Luca. Cioè, alla fine di tutto questo, il fatto che tu abbia eventualmente cambiato dei comportamenti perché hai appreso delle cose in più, ha portato a dei risultati diversi? C'è più qualità in quello che fai? C'è più quantità? C'è più velocità? Cioè, alla fine, di quello che io posso misurare in termini concreti in azienda, che cosa cambia? Allora, questa era la sua teoria originaria. Negli ultimi anni lui l'ha ribaltata perché molti gli hanno detto: guarda, può essere utile ragionare al contrario, ed è quello che io vi propongo anche per il feedback, cioè partire dai risultati. E dire: io la prima cosa che ho bisogno di capire è di quali indicatori mi doterò per riuscire a valutare se effettivamente ho raggiunto i risultati che speravo. Che a noi interessa molto dal punto di vista del feedback perché ci dice che noi abbiamo bisogno innanzitutto di capire qual è il risultato che ci vogliamo portare a casa. Cioè io ti sto dando un feedback, sto facendo fatica io, perché è faticoso emotivamente e anche cognitivamente. Stai facendo fatica tu perché comunque una conversazione di feedback è una conversazione impattante. Allora, se facciamo fatica tutte e due è perché c'è un buon motivo. Bisogna che ce lo chiariamo. Quindi che cosa io voglio portarmi a casa da questo feedback? Poi posso risalire a quali voglio che siano i comportamenti effettivamente, quindi quali comportamenti voglio che tu modifichi o che tu agganci nuovi. Da lì riesco a risalire a se hai un apprendimento, che un apprendimento in questo caso può anche essere semplicemente
vedi una nuova prospettiva, hai una nuova visione di questa situazione. Già questo è un apprendimento molto importante. E poi sicuramente mentre stiamo dando il feedback ci interessano le reazioni. La mia impressione è che di solito noi diamo un feedback, soprattutto pensiamo ai feedback di miglioramento, quindi stiamo dicendo a una persona, ad esempio, guarda che per gestire i tuoi uomini, i tuoi collaboratori, c'è bisogno che tu gli trasmetta più fiducia, quindi che tu deleghi di più. Allora, io ho come obiettivo creare ad esempio, un team in cui le persone imparano di più. Perché hanno più delega, quindi sperimentano di più e imparano di più. Ok, questo è il mio obiettivo finale. Ti posso dare un feedback appunto dicendoti: guarda, nell'ultima riunione hai presentato tu le slide che ti aveva fatto il tuo collaboratore, la prossima volta ti consiglierei di farle presentare a lui, perché hai mandato un messaggio divergente rispetto alla delega e alla fiducia. Che cos'è che vedo io spesso in questo tipo di feedback? Che io parto convinto. Parto che ti voglio dire questa cosa. Guardo le tue reazioni e se tu reagisci rimanendoci male, difendendoti, giustificandoti, che è quello che succede normalmente in una conversazione di feedback, perché ci sono delle resistenze che vanno superate, ecco, se succede questo, io perdo la strada. È questo che io vedo spesso, cioè parto convinto a volerti dire delle cose e poi mi perdo per strada perché mi dispiace che tu sia a disagio. Allora, avere una struttura dentro la testa secondo me ci aiuta per evitare di perdere la strada. Per cui quello che io vi suggerisco è chiarirvi bene che cosa volete ottenere. Pensare qual è il comportamento che la persona dovrebbe attuare per raggiungere quel tipo di risultato. E mettere in conto che la sua reazione può essere positiva o negativa perché può essere che io genero delle emozioni piacevoli o delle emozioni spiacevoli. Devo saperlo prima, perché può anche essere che io decida che quello che ti serve per migliorare è in questo momento provare un'emozione spiacevole, ad esempio sentirti inadeguato, quindi provare un po' di tristezza, un po' di dispiacere. Se io lo decido prima, me lo aspetto che tu lo proverai e riesco meglio a gestirlo quando siamo in corso d'opera. Se riportiamo questo ragionamento sulla nostra matrice, sui livelli, quando io sto valutando, sto definendo il risultato che voglio ottenere, sono sulla fase degli outcome, quindi sono in fase V, verification, livello outcome, quindi io voglio effettivamente andare sull'operativo e capire quali comportamenti voglio osservare. Quando vado sotto e sono tra i comportamenti e gli apprendimenti, quindi voglio accertarmi che tu dal mio feedback stia imparando qualcosa, lì sono nel livello neural, quindi sono nella competenza di comprendere le emozioni. Cioè, io voglio avere un impatto su di te e devo essere capace di misurare se sto avendo l'impatto che desidero, da come tu reagisci, quanto ti difendi, quanto invece accogli una nuova idea e quanto capisci quello che io ti sto dicendo, perché se non lo capisci, probabilmente sono anche io che non sono chiaro nel modo in cui mi sto esprimendo. Quando vado alle reazioni, quindi vado a vedere se tu gradisci o non gradisci quello che ti sto dicendo, ma comunque qual è l'emozione che stai provando, lì sono nel livello emotional, sempre nella fase di verification. Quindi lì sono in quello che noi abbiamo chiamato emotional learnings, quindi vado a vedere se effettivamente, connettendomi con empatia con te, mi rendo conto che sto generando emozioni funzionali al raggiungimento dei risultati oppure no. Tutto questo, detto così, è un po' complesso. Dal mio punto di vista ha una ricaduta molto operativa, ed è anche il mio suggerimento, il task che vi lascio se volete sperimentare questa cosa. Nel prossimo feedback che avete in mente di dare, definite che cosa volete raggiungere? Un obiettivo smart, un obiettivo semplice e misurabile. Quindi semplice, misurabile, tempificato, che la persona possa effettivamente raggiungere in un tempo dato, in un tempo di qualche mese. Cioè, quindi definite l'obiettivo smart, definite qual è l'apprendimento specifico che vorreste che la persona si portasse a casa da quel feedback. Un'idea in più,
una visione di sé diversa, quello che sia, però qual è l'apprendimento? E definite qual è l'emozione che dal vostro punto di vista è più funzionale che la persona provi in quel contesto. Mi serve che in questo momento la persona provi fiducia. Che le sto dicendo che ha fatto bene, sta facendo bene, deve continuare così, fiducia. Oppure mi serve che la persona in questo momento provi fastidio, perché sto mettendo in discussione alcune delle sue convinzioni. Andateci su questo fronte. Non è banale, però si può fare.